Benvenuti e bentornati, io sono lo zio Ariar. Buonasera. Mi fermo subito qui perché ciao mamma, buonasera. Buonasera. Buonasera Jason. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Buonasera a Sliver. Buonasera e buona Overdrive. Overdrive Initiative a tutti, oppure Iniziativa Overdrive perché io ce l'ho in italiano. Bah, becca. Fanculo a mamma, Overdrive, fanculo a Sliver. Si può. Si può tradurre Iniziativa Overdrive, si chiama così esattamente. Sovrasterzo. Iniziativa sovrasterzo. Allora, mi sono fermato qua, sinceramente, perché siamo appena passati con mamma uscendo da qui. A un certo punto abbiamo trovato sta porta aperta. Giuro, c'ho testimone mamma. Non aprite quella porta. Porca puttana, era un ascensore aperto. Mo, io che ho fatto? Mamma si è avvicinato. E fa, dice, io non c'ho paura, mentre lui diceva io c'ho paura, io già stavo dentro. Quando lui ha detto ha finito la parola are, io sono uscito, si è chiusa la porta. Avrei voluto vedere che cacchio succedeva se fossi rimasto dentro. Non so cosa sia successo, se vi è capitato mai, chat, by and Tron, Warmod? Che cazzo sei, Warmod? Warlord. Che si aprono tutti questi ascensori che però sono bloccati normalmente. Mai successo, manca a me. Non è mai capitata una cosa del genere. E io e mamma ho fatto oh! E ci siamo proprio impanicati. Oh, che succede? Siamo cagati addosso. Boh, e comunque stasera rutterò come un caimano tirolese. Andrò a mangiare cinese, mi è rimasto tutto qui, raga. E ok, e quindi l'iniziativa Overdrive, che come abbiamo tradotto, abbiamo deciso che si traduce come iniziativa sovrasterzo. Oppure Overdrive, Overdrive, oddio, sai, mi fa venire in mente Overdrive. Aspetta, ti dico quello che mi fa venire in mente a me. Poi aspetta, che mo ti dico quello che mi fa venire in mente a me. Vi faccio sentire un audio. Ciao, sono vediamo se è la stessa cosa. No. Benvenuti ad una nuova. Ma che cazzo mi è partito qua? No, oh, vediamo. Sicuramente pure a te. Oh, adesso credo che sì. Vediamo se la trovo subito. Sì. Vediamo. Vediamo se sentite. È proprio quella cosa. Lo sapevo io. Istantaneo. Questo pezzo me lo taglio e lo metto poi alla prossima missione. Perché mi fa troppo ridere il commento poi dopo. Ah. Arriva, eh. Vediamo se avete indovinato voi dalla chat. Senti, Super stereo. Top. Che cos'è? Chat, però dovete partecipare, cazzo, sono ragazzi, a calci nel culo. Avanti, partecipate. Che cos'è? Jason, questi sono proprio dei miscredenti. Ciao, Gail. Bravo, Oji. E domani invece non bravo. Se vuoi aggiungerti, Oji noi siamo, volendo, se preferisci invece rimanere stravaccato. Sapete cosa ci fa una vacca brutta con il fucile in mano? Vaccaccia. Questo è da Damon, eh? No, questo è da Axel, l'ho copiato da lui. Mi ha fatto tanto ridere. No, non era da Axel, ma ha detto a qualcun altro, sono morto. Grazio. Allora, io... Dunque, a sto punto...
Ognuno, per strada. Ognuno con la... Cioè, Judy con la, che sta, sento le bestemmie di Judy. Di Judy. Sì. Allora, io vengo con l'MK2 con la quale mi è, della quale mi è tornata la skin. Ma, senza poi... bisogna dire che il consiglio che mi è stato dato del mettere la skin e di comprarmela, non so chi me l'ha dato, non voglio che sei stato te, Judy, io penso che forse sei stato te. E niente, sta cosa mi è costata tipo 20 euro, sai perché? Che una volta che hai preso quella skin non la puoi più comprare nello store, la puoi soltanto prendere dal buyback. Siccome non ce l'avevo più, invece di aspettare un reset del character, l'ho meltata, sono andato per comprarla dopo e non me l'ha fatta comprare. I mortacciacci sua, capito? Era mortacci sua, l'ho dovuta prendere al buyback, ma non c'avevo i token. E quindi ho dovuto ripagare un'altra volta 10 euro. Quindi qua la skin è doppia. Praticamente è come se ci fossero domani sopra mortacciacci su quando si trovano tutti quanti, tutti in coro, bastardi. Capito? Quindi con caccia? Certo. Vai con la mega. Io sono venuto che pirla. Perché? Vabbè, mi scortate voi. Non sono venuto con un'armata. Per arrivare veloce. Per venire qua veloce, vabbè. Però se vuoi te le spawno un'altra. Ti spawno una cosa qui. Aspetta, se no prendo una biposto, vieni con me. Sì, dai. C'è tipo una Scorpion, magari. Hai detto Scorpion? Una Scorpius. Scorpius. Possiamo andare con la Scorpius. Ho preso la cazzo, io mi sa che 35 per far prima. Io mi sa che lascio tutto qua, raga, sapete? Non me la sento galla, sai? Gli asteroidi, capito? Un conto è perdo la tuta, non me la sento proprio. Vieni al locale, vieni al locale. Sì. Sposta tutto, vai. Sì. Perché tanto dobbiamo sparicchiare, tanto... devono comunicarlo. Penso settimana prossima. Gesem? Allora, io sto arrivando alla fine. I Yotas sono tutto a posto stavolta o... Sì, o ce l'hai invertiti? L'ho usati prima di cena, sono giusto. Ecco, no, perché l'ultima volta... Sì, ma era due settimane che c'eravamo quell'altra, sbaglio, poi è arrivata questa, quindi penso che sia questa settimana, la prossima, e poi ci sarà la fase 3. Credo, Ok. Dai. Tanto le lasciano, quindi puoi sempre farle, giusto? Da quello che ho capito. Sì. Se non le hai finite, sì, le puoi fare quando ti pare, anche la fase 1. Se non le hai fatte, le fai quando ti pare. Sì. Cosa dice la missione per curiosità? Aspetta la call to arms. Thank you. And please visit again. Allora. Sto aspettando la stazione io, allora. Che stazione? Sto... Qua. Viaggio per Crusader. Sì, ti vedo. Che cazzo è? Iela, no? Sì. Quindi dici che lasciamo tutto, andiamo con la tutina e basta? Sì, io lascio tutto, sì, sono sincero. Io pure. Merda, ma mi sa che solo tu puoi andare al punto, sai? Io? Sì. Perché? No, non lo vedete la marca. Dalla pure a me. Sì, lo vedo. Allora. Ci sei, Jess? Serafin. Eccolo là. We are waiting for you. Minchia, 30 minuti. Mologio anche io gli affetti personali. Sì, poi torniamo qua per fare quell'altra cosa. Nel caso ci facciamo un bel giretto. Ma guarda come cazzo gira sto gioco. Sì, mologio anche l'Eclipse, perché tanto comunque...
non uso l'Eclipse qua. Prenderò l'Aurora ES, è proprio l'Aurora dei poveri tra i poveri. L'Aurora degli Eagle Supporters. È un po' come, sai, quelle macchine senza patenti. Esatto. È tipo il cinquantino. L'Aurora, esatto, è il cinquantino di Star Citizen. Sì, ma l'Aurora S è quella dei proprio tra i dei poveri, degli ancora più poveri. Il jump point dove sta? Ah, ok, è lì. Quindi è vicino al corpo il jump point. So perché ero convinto che fosse vicino a Microtech. Già sono già arrivato, sta qua. Io vado a terra al volo. O a voli al terra. Io vado, vi aspetto laggiù quasi quasi, partiamo tutti insieme, mm-hmm, fammi figura. In attesa della beata 323. So, perché non ce la regalate per Pasqua? Visto che c'è una BTU evocati domani, oggi non è uscita. Ciao Axel, non Axel GDS, ma Phantom Ax. Phantom Ax, come cazzo, te posso... Cazzo vuoi, Alexa? È il mio. E risposta è Alexa. Sta bene a piedi? Questa è la più veloce che avevo, è questa. Non ho cambiato nessun quantum drive, tutto stocco. Ma oggi non mi hai risposto se volevi venire con noi. Mi pare di no. Da occhio, ci ha detto grazie, ma per dire no. Cazzo, c'ho montato. Detto che viene domani. No, ma facciamo un'altra volta sta battuta, sì. Sì, dai. Beh, sì, perché è sempre bello ricordarla. Mai fatta sta battuta. No. Ciao, caffè. Allora. Guarda, mi metto pure la tuta da poveracci. Poveracci? Zinga, se mi vedi e se ci sei e vuoi fare la missione della Initiative, vieni. Grazie ai 23, Fantoma. Ormai sei Fantomax, lo so che ti chiami Axel. Però c'è già Axel JTS. Quanti Axel siete? Fantomax. Fantomax. Dov'è Axel JTS? Invincibile sei tu. Il settimore di tutti i criminali. Fantomas, perché magico sarai. Mamma mia, Mal. Sì, ormai sei Fantomas. Non era Mal, quello era Douglas Making, non era Mal, ragazzi. Non so che non era Mal, ma non so chi è Douglas. Ah, non lo sapevo. Ero convinto fosse Mal. No, non era Mal, era Furia Cavallo. Furia Cavallo, che bevi solo il caffè per mantenere il più nero. Per mantenere il suo pelo più nero che c'è. Ah, ancora parla così. Sta in Italia da 70 anni. Ma perché comunque entrambi i cantanti erano di origine inglese, per cui anche Douglas Making c'aveva quella voce lì con quell'accento. Ma di tutte le canzoni, caratteristiche di tutto quella, le canzoni di Super Robot, era cantante di Super Robots. E quindi sì, tutte le varie sigle di Candy, piuttosto che se le cantate tutte lui in quegli anni. Ho destato sospetti nella security, mi stanno a scansionare. Sì, caffè. Che cazzo diceva? Lo sai che ero un ragazzino che diceva Candy che meraponia? Che cazzo vuoi? Che voleva dire? Meraponia. Che cazzo è la meraponia? Sì, candy sympathy, se zucchero filato e felicità. E a spasso con i preti se ne va. No, non era così, ma sbaglio. No, era a spasso col suo gatto. No, che poi era un procione. Esatto. C'era tanto tempo fa un'antica civiltà. Vediamo se continuano loro. Felice la
No, c'è un uomo grande, cioè, un un fantastico fantastico che che sa sa volare, volare. e tutti Allora, Fantomas, invincibile aspetta. sei tu. Allora, c'era tanto tempo fa l'antica civiltà, era Atlante, si sa, ma Esatto, nessuno sa nessuno dov'è. sa Che dov'è, esatto. spettacolo. Poi c'era Non c'è l'uomo. Devilman, grande uomo diavolo, quelli erano i cavalieri del re, che tu sai che io Ma Carlo, tu adoro. li conosci, gli amici di Roland, sicuramente. Beh, certamente sono state una delle prime band, delle Ma le migliori in prime assoluto, cover secondo band. Ma gli amici di Roland poi sono diventati Subsonica? me. Ma io sapevo, si narra la leggenda che il cantante è il fratello Di del Samuel? cantante di Sì, Samuel sì, del sì, sì, sì. Sussol. Ma dai! Gli amici di Roland, il cantante è il fratello di Samuel? Di Samuel, sì. Pensate. Sì, ma sicuramente ci Molti, hanno suonato anche molti. loro a suo tempo. Sì, no, so che Vero? lui ha così, tipo, avrà cantato qualche volta. L'ottimo, Ma è la terra che stupendo. tremò. Ok, allora io ci L'aria. Non sono. ho Eccomi, capito dove devo eccomi. andare per dove devo andare. A Serafin, Serafin, Serafin. vieni e bindati. Allora, aspetta, Serafin, che sì, sempre con questa bellissima mappa Comunque che ti rispondo a aiuta caffè, ad andare. sì, sto con l'host, non sto con l'otas, ma sto con l'osas. C'ho due stick. Com'era Jess? Hands over stick and stick. Esatto. Invece otas, hand over throttle and stick. Trust and stick. And stick, o throttle. Throttle, vero? Trotto, trotto, A proposito di c'era Throttle, una throttle volta una cavallino. città in quell'isola laggiù. Era Conan, il Na na na, ragazzo del dai Nero. Conan! Bellissimo, Conan. È stata una delle prime opere di Hayao Miyazaki, È Conan, il bellissimo, ragazzo è del futuro. bellissimo. C'è sul Prime Sì, o sì, sì. su Netflix, perché l'ho rivista recentemente. Solo che le hanno ridoppiate, mi hanno Allora, disturbato non poco. Sam, ragazzo del West, la sigla era di Nico Fidenco. Sì. Bella. Poi c'era Jeremy e Jenny, Jenny la tennista. La ricordate? Jenny. No. No. Jenny, io mi ricordo. No, Jenny non c'ho un grande ricordo di Jenny dal punto Jeremy e di vista. Jenny c'era. No, che Jeremy, perché Jeremy? Jeremy e Jenny era. No, c'era la Madama Madama Butterfly. Butterfly, esatto. Che non era la protagonista, era una specie di antagonista, in realtà era Sì. il mito di Jenny, no? Destra, sinistra, sinistra, destra, na 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 na. Era così che faceva, destra, sinistra. Bravo, Lucky. Jenny. Vabbè, abbiamo visto troppi cartoni animati, mi sa. E poi ricordiamoci, grande Vedi Oscar. festa alla corte Festa di alla corte Francia. di No, Spagna. quella cacata che ha rifatto Cristina D'Avena, con tutto rispetto. C'è nel No, regno una no. bimba in più, biondi capelli e rosa di guancia. Oscar ti chiamerai Ti chiamerai tu. tu? Il Quello buon lì padre è. voleva un maschietto, ma ahimè, sei Ahimè, sì. nata tu. Bella. Nella culla ti ha messo Questa. Fioretto. Non so se sapete che i Cavalieri del Re sono una famiglia loro, perché Sì, Kazuo Zara, vuoi che non li il padre, conosci? poi la moglie, i figli, Io avevo tutti tutte le quanti loro cassette quando discendenti. ero ragazzino, tutte le cassette, tutte. Ogni volta che facevano una cassetta, io ce l'avevo. Poi Yattaman, Yattaman, il gran filone d'oro, Yattaman, buona guardia. Erano bellissimi perché era musica Ridere ci medievale. fa. Sanpei, oddio, com'è che faceva? Sanpei, Sanpei, Pescatore, tu. Sanpei. aspetta, Mi viene un'altra l'ho canzone in suonato mente. 1000 volte. Vabbè, poi pure Gigi, pure era loro, no? No, Gigi la Trottola. no, Gigi la non mi Trottola. No, Gigi la Trottola, no, mi era del piaceva. mago, il mago, la fata e la zucca baccata. Si Ah, chiamavano il ok. gruppo che la cantavano. Ok, io sono a Andava. Serafino. Vai, vieni a bindarti e partiamo. Amici miei, sono Peter Ray. Eccoli, Dai, ci Gunda. Sì. salgono, non Grande aver Gundam. paura mai, Gunda perché 1978. Sì. giro del basso pure su Gundam. Gundam. Gundu.
No, già Cowboy Bebop è già roba più. Sì, è molto più recente che voi, Molto molto più più recente. 90 siamo. Eccoti che ci attaccano e io sono Peter Ray. Perché nessuno ce la fa. Gundam, 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 Gundam. Oh, mazza, che cazzo di sigla. Poi vabbè, regà, voglio dire. Titan, Titan, Titan. Dai, non siamo un Dice. trio allegri, Allerta e pieni di Allerta brio. e pieni di grillo, e Dunque, pieni di che brio. ci stava Noi pure una siamo. rima. Perché Questa è l'Allerta scusa, Pini. solitario Nella nella notte notte l'anziello va, incontri, gran incontri gran paura fa, paura il suo volto ha la maschera, alla maschera il tigre, tigre. tiger, tigre, tiger. Daltanius era bellissima. E Daltanius Bim tutto bum ba, io noi facevamo tutto da piccoli, era bim bum bale giù, e Daltanius bim bum bale giù, e poi non sapevamo più. e poi dopo è arrivato un certo Vanni che le ha fatte tutte uguali Sì, da vabbè, Dragon dopo Ball che in sono poi. ma poi sono entrate con quelle le produzioni, le Poi c'aveva edizioni, queste cose qua. Arbocione, Vanni, quindi. Ok, Ci siamo? no, ma Sì. poi sì, aspetta che bevo qualcosa se c'è la pizza. Sono più che altro tutte le musiche sono tutte uguali, cioè. Soprattutto quelle di Cristina D'Avena, sono le canzoni, sono tutte uguali. Allora, diciamo che anche Cristina D'Avena ha avuto un periodo comunque che musicalmente c'era comunque molta varietà, perché c'erano vari autori, c'erano varie L'ha produzioni, seccati e tutti. Tutti. poi si è appiattito Eh tutto sì, perché se lei su. praticamente ogni cartone che è uscito su Mediaset, si vede che col fatto che Cristina D'Avena c'era il contratto esclusivo con Mediaset, hanno rifatto tutte, gli hanno detto, cara, siamo rotti il cazzo, ti paga quello, Sì, quell'altro, ma no, falle è tutte proprio così. te, esatto, falle Voilà, tutte te, sì. vaffanculo. E infatti siamo tutte sigle di Cristina D'Avena, che salutiamo, carissima Cristina, che ci sta sicuramente seguendo. Beh, sta proprio a seguire a noi, Cristina. Ciao Cristina, momento, ciao, sono Cristina D'Avena. Anche Cristina davvero guarda lo zio Ariel. Anche Cristina D'Avena guarda lo zio Aria. Mannaggia, che grande Marco Corbetta. Anche io guardo lo zio Aria. Ma perché c'hai l'accento così? Quello è abituato a parlare talmente tanto inglese che si è scordato Sì, può l'italiano. essere. Ci siamo? Comunque Sì, bisogna sì. dire che tra i più prolifici e interessanti autori, comunque nonché cantanti di sigle di quel periodo là, dobbiamo citare Guido e Maurizio De Angelis, detti Non il Guido anche De lì Angelis. Oliver Io Onions. non so. Beh. Tan 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 E c'è un che distrugge tutte le tutte. astronavi. Vai, mamma, ti seguo. Riduce in mille pezzi missili e È robot. vero. Lo spazio è pieno di misseri. Da, ricordi? Se ne entrava qualcuno che diceva sempre Come di misseri e metteva la faccia dei no? misseri. Vado? Hangar 2. Ah, ancora stiamo all'hangar, regà? Ho avuto Ah, qualche ok. problema lì. Era un Doveva po' bere. da bere, un po' Si gestirmi, insomma. doveva Chi rifocillare. targhetta? Chi targhetta lo zio? Uè, faccia da culo! Beh, E quello è Mamo. questo caccia ultramoderno. Mamo, mamno, la mia mano, Mamo, mamo, mamo. Mamo, baci piano, Mamo, Mamo, ora il palmo, Mamo, Mamo, Ma è ora che mi veramente segni. coso? Come si chiama? Sì? Pappalardo che la cantava, no? No, non mi risulta, sai. No, non Ma credo, no, Pappalardo. non mi pare la voce sua. E Daltanius bim bum bale giù. E il ne. Poi vabbè, voglio dire, scusate, raga. Poi c'era pure lì, tu lo facevi Calendar Man, se non sbaglio. Calendar Il dialogo Vi diciamo ricordate sì. quelli brutti che erano in action? Tipo Megaloman. Sì, Mazza. come no? Megaloman. Poi Mazza. c'era quell'altro, come si chiamava? Poi ce n'era uno misto che c'erano sia disegnati che sia in action. Che Chi era era Eisenborg? Eisenberg, Eisenberg, bravo. Eisenberg. Eisenberg.
Astroganga, chi se lo ricorda? Era un robottone bruttissimo, sì, mi pare. Orribile, un però era brutto, simpatico, sì. Morello. Era rosso con la testa celeste, sbaglio? Sì, era proprio brutto. Era brutto un culo, veramente, una cosa... Vediamo se riesco. La testa supposta, cioè... Mettiamo... Eh beh, c'è uno che non abbiamo citato, ma ovviamente top, siamo a livelli proprio de... Beh, non abbiamo citato Lupin, se proprio vogliamo dirla tutta. Sì, ma non solo, voglio dire. Ma io ho solo in mente quella che non era italiana, quella originale. Il Planet O. Planet O, esatto, bellissimo, madonna, che bello che era. Che belli che erano, veramente. Che fine ha fatto? Beh, le colonne sonore di Lupin, quelle originali, sono state scritte da Yuji Ono, che è un compositore jazz sassofonista giapponese, cioè di quelli top, che ha scritto colonne sonore persino per tipo i Chips, ad esempio. La colonna sonora dei Chips l'ha scritta Yuji Ono. Ma è la serie o il remake? No, la serie proprio quella degli anni 70. Quella, esatto, lì, sì, quella lì, quella scritta di Yuji Ono. Anche bella. Quando mi era presa la quando volevo fare il poliziotto da ragazzino, proprio. Ogni serie che volevo fare quello là, come tutti i bambini, credo. Dove cazzo stanno le cose? Eccole qua. Anche io vado su Yella intanto, perché non... No, ti ho aspettato 87 ore. Siamo qua. E non mi fa selezionare, aspetta. Non ti fa selezionare qui. Non mi fa selezionare il punto Neutralize, no. Eccolo. Signori. Ma stiamo in... Sì, stiamo in parte. Io ho letto che in realtà ti devo rinforzare. Ma qualcuno ha già iniziato la missione? Io sono arrivato. Scusate, ma non mi sento, sto sentendo Capitan Harlock. Capitan Futuro. Il Capitan Futuro era carino, come mi piaceva Capitan Futuro. Veramente belle dei brani. Beh, sono state scritte comunque dal fiorfiore degli autori italiani in quel periodo. I fratelli Balestra, molte sigle, molto belle, ha scritto Augusto Martelli. Martelli. Sì, ma tu, cioè, la gente se lo ricorda così, ma musicista pauroso, a livelli. Ragazzi, se avete sentito il giro del basso su Capitan Harlock, non so se avete visto, io proprio me c'è caso proprio. Cioè, a me quel tipo di basso così. Però lì è una samba. Madonna. È una samba. Perché in quegli anni là c'era comunque c'erano influenze comunque della musica brasiliana qua in Italia, erano molto forti. Io quanto sopra voi, sai? Io sto andando a piedi. Jason, tu sei quasi arrivato? Bisogna fare. No. Bisogna uccidere tutto quello che si muove. Sì, ma tanto è poca roba. Adesso no, mi ha dato il gruppo, ha dato voi. Pure quella. Galaxy. Tutti a piedi, vai.
Occhio all'asteroide, andate piano, No, eh. infatti è pericoloso andare a Occhio, eh. mille E con poi cercate di l'asteroide. portarveli fuori. Ciao Nirvana. Nirvana, sei tu, fantastico guerriero, sceso come un fulmine dal pero. 143 km mi da me. Eh sì. Vabbè. Io provo ad andarci da sotto così vediamo un po' gli asteroidi che E si io idem muoviscono. sto fa. Ah, io ci passo in mezzo invece. Non Però mi fanno loro gli temerario. asteroidi. Temerario. Lo Ci passo chiamavano in Jesus mezzo Temerario. Faccio a mille 1200 metri. acrobazie con la mia Aurora. Ci passo in mezzo a 1200 metri al secondo. Così non hai tempo neanche di vederlo, Sì, è beh, no, quasi. non c'è, non lo fare questa cosa perché Non senti te neanche dolore. non sai, ma può capitare che spawnino tremendamente in ritardo e quindi magari devo trovare davanti che appena ti è spawnato con Ah, io ho fiducia in Chris Roberts. la. E io no. Quindi sotto. Tutto di corsa. Ok, Gli astronauti sono nostri amici, in realtà ci possiamo mimetizzare. Possiamo usarli come copertura. non c'è un Millennium Falcon. Un da trovare un cratere con dentro un vermone. vermone gigante, pure lì. Pure lì un po' di influenza di Dune ce l'ha avuta Spielberg là, eh. Lucas. Sì, Spielberg, Luca, scusami. Oddio, che puttanata che ho detto. Come se non lo sapessi, mi è venuto in mente, non so perché Spielberg. Ah, forse perché qual è l'unico film, uno dei film più di successo che ha avuto come doppio regista Spielberg e George Lucas? Ci abbiamo lì. Aspetta che quello là Bellissimo il sta. nuovo Dune, tu. È una Valchiria. Sì. Non ingaggiate, aspettate, tiratela fuori. Sparate e uscite dal campo asteroidi. Così evitiamo di. Attiro l'attenzione. Sì. Portala fuori. Manco ci caga. Vabbè, ma questa famo fuori in tre, famo fuori in 30 secondi neanche, dai. Perché devi portarla fuori, zio? Evitate un dogfight in mezzo agli asteroidi. Ma in tre famo subito subito, ecco. Allora, a me mi ha Scendiamo ora. individuato. Per me, radar lock. Altro radar contact. Ci sarà un minimo di scorta. Dovrebbero esserci due Gladius, se è il primo step. Sì, ce n'è una sotto che è una. Eccola là, una Gladius. Io mi butto sulla Gladius. Ok, la cosa è fatta. Andiamo giù. Diamo Gladius. altri. C'era su con Jess. Giustamente ha visto la navetta del. Ok, Gladius è andata. Seconda Gladius. Eccola. Andata. Finita. Eh sì. Ok, dai, Ok. prendi l'altra, va. Take the chiavette. No, devi, sì, se devi scendi e prendi la chiavetta. No, Ah, è vero, è vero, è vero. Cioè? C'è devi una scendere, medicina. devi, esatto, arrivare vicino alla chiavetta, uscire Facci tu in vicino alla Eva. chiavetta Intanto perché sono. Mineva, aspetta io che. do un'occhiata a vedere se c'è qualcosa di interessante dentro questa Valchiria. Scannala, scannala. Occhio, avvicinate troppo, gli dà una botta, ta schizza, sa dove. Ah no, mi fermo a una ventina di metri. E qui Salite te un fai po', verso. proprio. Vai. 30 metri, vai, Sli. Te la prendi e te la metti addosso, te l'equipaggi. O la fai riponi. Ce l'hai lo zaino, una tasca, qualcosa, no? Bella domanda.
Se non ce l'hai, vai dentro la nave qua, perché ci sono sicuramente cadaveri, ti freghi un'armatura, un Oppure corpetto. la prendi in mano e la metti nella storage dello Scorpius. Che cazzo è là? I componenti sono. Lo vedo traballante, però cazzo, faccio fatica a Vero? entrare. No, no, ma non entrare, cioè. No, Ah, è no, fuori? è È in fuori la elevato. chiavetta. Eh sì, Sì, è fuori, è fuori. vicino ai cadaveri. Ah sì, eccoli qua. C'è l'indicatore, non c'è Sì, no, l'indicatore? aspetta, prendo prima un'armatura così. Tipo sto tizio, poveraccio, che non ce l'ha. Io mi sono Buono. messo Ah sì, no, l'armatura e c'è. la tuta degli Xeno per Sì. ingannarli. Occhio a mettetela, che magari la security si incazza. L'esorciccio, la security si incazza. Non me lo fa lootare, vabbè. Vabbè, prendila in mano, dai, mettila nello storage della Scorpius. Fermo, fermo, vedete. Carry. Carry, oh. Questo sei tu. Bene, Space Knight, Non mi bella. ricordo dove sta lo storage dello Scorpius, in che punto. Anche con tanto di Cioè, skill, è bella. dietro mi pare, può essere dietro, no? Nel culo mi pare. Può essere. Mi sembra, eh. È una nave che non ho mai avuto, mi pare di averla provata da qualche parte. Sì, sotto dovrebbe avere tutti quanti i vani per i componenti. Ah, qui c'è lo shield generator, access. Oppure ti esce quando cerchi di entrare, tra le varie voci dovrebbe esserci anche la storage della nave. Come la Hornet. Sì, molte hanno quella cosa. Vediamo dove dobbiamo consegnare. Dall'altra parte del mondo, dell'universo. Fiamme spaziali, Asher. Fiamme spaziali. Stasera abbiamo abbandonato leggermente il dogma dei dragoni, eh? Del dragone, Trovato? No, anzi. Trovato? no, no, mi fa solo cazzo sapere prima con l'armatura. Dopo Vabbè, che Da. se mi siedo la lascia giù. No, 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 fa una cosa, fa una cosa. Vengo zio, qua. La avvicinati, mettila vedo io. nell'MK2, mettila, dai. Dove stai? Sta fermo, sta fermo, sta fermo, sta fermo. Mettila nello storage dell'MK2. Cos'è lo sta, no? È quello sotto. Sì, perché credo che fino a che non te la metti addosso, la missione non va avanti. Allora, dammela, esco e me la prendo io. Vabbè, la metti nello storage, E dai. no, Perché? me la devo mettere addosso. No, no, io sempre nello storage l'ho portata. Ha dato il. Sì, ho detto Sì, una la minchiata. consegna, Sì, ha sì, dato. sì. Sì, l'ho vista. È Open l'operatore. storage, tel key. Tel key. Dove ce ne andiamo di bello? Michele Bello, due. anche alle due, figurate, a Michele 2 A andiamo. Michele. A Aia. Michele a fanculo 2. Mamma, dove sei? Sotto. Cioè, sotto è relativo, sotto. Esatto. Sotto, relativo. Meglio che Non mi ti vedo sposto più. io. E mi sa Dove è che Michele? te Michele 1, Michele 5, Michele ho. Dove 4, cazzo sei che non ti vedo? Michele 3. Mamma, tel key. Aspetta che sparo, No, così sta vedo. fermo, t'ho visto. Ok. Peccato, c'avevo zio davanti. Michele 2, dov'è? Michele 4, Michele 5, Michele 1. Ragazzi, dove sta Michele 2? Non lo vedo. Dove Intorno a c'è Microfetch? direzione Ah, eccolo, 135. eccolo. Ecco, io sono dentro. Ok. Gison. Ciao Ugo. No. Long Forest, la foresta lunga. Ok. Pronti? Obstructed. Facciamo il quantum link o andiamo. Quanto link? Se riusciamo. Io Allora. vedo Jason, ti vedo ancora Sì, non bianco. ho ancora. Sì, non ho Ok. ancora avviato. Avvi, Fai avvi. tu, parti, fa via tu prima, zio.
Fatto, fatto, vedo già Mamma Spulato. Ok, deve sì, spularti adesso. Spruito. Spostati un po', tanto lo spulito via lo stesso. 3. Ti vedo spulato? Ok. Ok. 3, 2, 1, and go. Vediamo un po' se però no. Non vedo lì Sliver nella lista qua. Sei partito anche tu, Sliver. E sta con me. Sono dietro la... Esatto. Ah. Ok, come l'ho detto. Faccio il cannoniere di Mamo. È inutile continuare a farlo, vedi, perché comunque non si vede. No, non ci vediamo. No. Vabbè, perché noi siamo vicini. Che è successo altre volte che viaggiavamo insieme. Ma credo che bisogna avere gli stessi motori comunque per viaggiare insieme. Però è capitato che siamo partiti insieme, forse erano le stesse navi, non ricordo. Però eravamo quasi fianco a fianco. No, parte. Oppure navi con lo stesso motore. Sì, sì, esatto. Che hanno la stessa velocità. Eh sì, se no non avrebbe senso che la nave più lenta rallenta tutti. Mo vediamo, perché se usciamo tutti e quattro, tutti e tre contemporaneamente, vuol dire che quanto sia il link, la velocità si adatta. Allora, vediamo un po'. Allora, no, perché io sono più avanti, poi c'è, dopo c'è tu, Mamo, con Sliver, e poi lo zio. E tecnicamente lui c'ha l'Aurora, e io c'ho la F7, l'MK2. Sì, ma la mia Aurora non è proprio quell'Aurora là. Ah, e allora dillo, ho capito. Sì, è una finta Aurora S. Ah, ecco, faceva lo splendido, capito, in Arena Commander con l'Aurora, sì, ma è quella moddata. Scusa, quanti milioni di chilometri siete dall'arrivo? Non lo voglio nemmeno vedere. 53, 52. Io 52,5, 52. Sì, siamo lì vicini comunque, non siamo tanto distanti tra noi, però cioè, basta essere anche a mille chilometri l'uno dall'altro e non ti va anche io. Non si vede, no, certo. Sono tre così, l'ultima è la Lamered. Lamered la potremmo fare cagare. Io però ieri, facendo la seconda missione, ho trovato anche due Hammered, che però stavano a una certa distanza, sì. La seconda. Però non erano della parte della missione, probabilmente. Non lo so, le ho trovate lì, una era a 12 km e una era a 10 km da dove stava la... Metti la moneta nel jukebox... Sì, no. Gail, quindi paga, fai come quelle di TikTok, regala il cuore sacro di San Gennaro, quelle là. Regala, su TikTok niente si fa per niente, no? E su Twitch uguale. Noi abbiamo cantato, ti abbiamo dato la nostra prima dose gratis, quindi se vuoi devi pagare. Quindi donazione, 50 euro, capito? Queste cose qua. Poi io divido quei ragazzi, niente di... È uno scherzo. Che vuoi che ti faccio... Come no? È certo, de corsa, aspetta. Allora, poi... Ciao. Ma come carino e dolce Chobin. Che cazzo di roba era quello? Poi pure quello è una sfiga di merda, capito? Era il principe delle stelle. Sì. Se vuoi, intanto, visto che ci stanno tutti, te posso mettere le sigle di loro. Per esempio c'è... Che paura mi fa... Mamo One. No, era l'uomo lupo. L'uomo lupo Frankie e Dracula. Mamo One. Carletto dice di mostri. Mamo One. Poi c'è Sliver qua. Poi c'è Jason. È quasi magia. Jason. Riprova di nuovo. Jason. E come sempre riuscirai.
una maga, no? Cos'era? Che è simile a... Oggi è quasi magia. Oggi. Ma è troppo da più difficile, dai, quelle robe di Renzi. Poi c'è questa, questa è bellissima, c'è uno che ha scritto, no, eh. C'era via la maga della magia che suona. Via, via, va bene. Questa qua, appunto. Nella notte che alba si alzerà. Ashercan, Ashercan, datti forza ogni giorno, di notte coraggio verrà. Poi ci abbiamo... Andy! E poi, per non dimenticarci, e per non dimenticarci, lo vedi, ma ammazza Tron! Per non dimenticare, dobbiamo passare tempo, ragazzi, sono 30 milioni di chilometri. No, questa non mi piace. Dovrebbero mettere la radio in Star Citizen. È vero. Tipo, che frequenza. Come si chiama? E te lo dice mo chi è? Attenzione, attenzione. Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio, e gli avvoltoi sulle case sopra la città, senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? Chi mai spezzerà le nostre frase che se perdevamo nella sigla, che nessuno al mondo adesso è solo. Stella dell'orso.
che tremò. Vai, vai, tu vivrai giorni felici. Stella dell'orsa maggiore, stella su di noi, guerriero vai. Madonna che brividi, regà, Madonna. Madonna. Se poi la consegno me, te la vedi, no? Non dovresti poterla vedere. Praticamente no. E invece sì. Sì? Sì. Eh sì, perché comunque stanno lo storage. Ma una volta erano separati gli storage delle navi. Però ha senso, cioè ha più senso così, però effettivamente. Sì, sì, sì. Però magari, essendo un oggetto di missione, magari... Ma te vedi il target dove portarlo? Sì, sì. Te lo dà. Vieni. Ti seguono. Tado. All'admin. No, non me fido. Andiamo all'admin, no?
No, non mi fido a data, perché c'ho pure, te la metto per terra e scompare. No, consegna. No, massimo non la mettevi nello storage, però vabbè. Consegnala a te. La skin Iron Scale della MK2. Presa due volte, vabbè. Guarda Jason. Ah, comunque c'è la raffineria qui, quindi puoi trovare. Ah, è vero, scemo. C'è l'armatura completa, quella. Come si chiama? Sì, la, se ho capito, quella. Mm-hmm. Quella gialla. Quella da Bumblebee. Buonasera, mamma. Pantaloni che era... sono un po' larghi. Mi per favore su in galleria, era... grazie. Galleria. Sì, dove devo andare all'admin office. Sopra, lì c'è tutto sopra, eccolo lì. Tac. Aspetta che hello. Ah, proprio nel lo scatolozzo. Yes sir. Guarda come traduce. Ciao Giga. Allora, perché non me la dà? Perché non me la fa prendere in mano? Ah, oh. Aspetta, facciamo così. Poggiala sul bancone. Se me la facesse prendere. Tasto destro... ecco quello, non me la fa prendere. Vediamo se così me la fa prendere. No, nemmeno così. Allora, mettila per terra. Mettila per terra. Sul balcone non la posso... Non la posso mettere. La sdraio per terra. Provate a prenderla. Pronti? Eccola. Vai. Esatto, vai, c'è che mano lesta. Tacci le pippo. Stavo paura che. Claro, che miseria. No, Giga, in realtà c'è, ma non te la fa comprare. Non te la fa comprare. Non so. L'ho dovuta, me l'ero meltata perché me era sparita. Ok, me l'ha data. Perfetto. Ok, vai con la seconda. Presa. Non mi ricordo. Sì, ok. Ok, mostra al 4 di 3. Non so perché mi dà un'altra, mi è ripartito il counter. Dobbiamo tornare. 61 milioni. Eh sì, ti hanno fatto sta missione così, un po' antipatica perché passiamo tutto il tempo a sentire la musica. Va bene, Gail? Dai. A questo punto bisogna andare con le richieste. Eh sì, richieste. Non mi fa di roba nuova, fresca, anche perché se mi viene in mente qualcosa di particolare. Volevi andare alla raffineria tu? No, ci ho dato i pantaloni miei, quindi sta a posto. A posto. Aspetta, te ne passo una che sicuramente non conosci. Aspetta. Io? Ti appena salgo sulla nave. Intanto ci mettiamoci in viaggio. Se mi ricordo come si chiama. Hangar 3, Sliver. Vai, ti seguo. Io sono in Hangar 4 ancora. Mai scorderai l'attimo. Lo guida tu? No, guida te, che io non c'ho io. Io che le macchine degli altri non... E poi sì, appunto. C'è paura che poi faccio il danno, poi assicurazione non paga, è un casino. Richiesta del pad. You are clear to launch. Sei pronto per pranzo. Dove sta? Sempre Crusader? Non l'ho letto, fammi vedere. A posto, sono dentro. Ok. Eh sì, è lì vicino a Iela.
E la Un'altra orta. Supergirl. Un'altra orta a Oh. piedi. Ci vogliono far soffrire. Tocca andare a Dark Core Mining e andare su poi. Vabbè, vediamo, magari sta qua vicino a qualche OM1. Sì, OM. andiamo a Yela intanto. A Yela? Avete fatto benzina, raga? Sì, Yes. sì. No, io ho proprio cambiato nave. Anche perché qui c'è un po' più ge di gente da affrontare. Ok, sto spulando. Proviamoci, mettiamoci vicini vicini. Sì. Vicini vicini. Allora, Mettetevi vicino a me. andiamo vicino zio. Ok, dov'è? Eccolo. Ok, io sto molto vicino. Io. Direi di sì. Ma i cavalli io? Perché stanno ancora giù i cavalli? C'ho le guardie a fianco, vedi? Via. Ok. Ci Io ci siamo sto. tutti? Sì. Sì, intanto zio ti passo la playlist. Aspetta che non vedo Jason quantato, forse devo rifarlo io. Vediamo. Sì, adesso sì. Gli più vicini di così, se Ok. muore. 3, 2, 1, via. E siete partiti prima. No, vedi, io ti vedo a Anche fianco. io ti vedo, vamo. Vedo Jason proprio al mio fianco, preciso preciso. E io no. Guarda che spettacolo, no, questo è da scrittare. Ma tu che motore c'hai sulla Scorpius, mamma? L'Atlas forse? Forse l'Atlas. Allora, in questo caso, perché io ho il crossfield, dovrei andare molto più veloce, ma se sto andando alla tua velocità, lui è adatta alla nave più lenta, la velocità. Tecnicamente, allora io perché so. Tu sei sparito. In realtà, piano piano, ti sto sorpassando piano piano, mamma, guarda. È vero, ma molto lentamente, è Sì. vero. Aspetta, vediamo un po' un minuto. Sì, è vero, vai leggerissimamente più veloce. Ok, l'ho detto una minchiata. Io. Tecnicamente io dovrei stare prima di tutti perché non riesco a capire, vedi? Io sto davanti, vedo una riga, la riga mia e poi voi mi seguite. E io perché non mi sono uniformizzato la velocità de Mamo? Ma Vedi? può darsi che dipenda anche dalla velocità, perché ogni Dipende. motore ha la sua velocità di ingaggio, alquanto, non sono tutti uguali. Alcuni ci mettono meno, alcuni ci mettono di più a ingaggiare, a entrare in quantum. Fatto screener tutti e due, Si vede che piano piano mi sto distanziando, ma di pochissimo comunque. vabbè, non fa niente. Sì, però arriveremo insieme. Sì. Come la conosco? A me. No, no, questa non è ancora Ah. quella. Chat. Questa pure, figurate. Bravo, gnu. All'epoca, su sta mano volevo parlare. Scusa, Gail, ma eravamo piccoli. Però Gnu era proprio stuzzicava Capo pazzo.
attenzione a questa, vediamo chi la indovina questa. Era bella. Star Zinger, eh? No. 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 Questa era, ecco, non era Starzinger, ma no, quasi Star Blazer. Sì, bravo. Stavo a mettere. E poi non si sa perché l'hanno chiamata Star Blazer, che era la corazzata Yamato, cioè si chiamava Yamato, la... la versione americana che poi è arrivata in Italia, credo. È vero. Anche i nomi erano erano tutti. Starzinger era quella della principessa Aurora. Esatto, esatto. No, sì. No, era Sasha di Iskandar, cosa dici? Sì. No, no, l'ha detto quello della principessa. No, no, c'ha ragione. Principessa Aurora, sì. Attenzione. Vediamo se questa la conoscete. Sentite, aspetta. Beh, è una sigla originale questa. L'ho sentito subito il sound. Yattekuru, mi ricordo sta pezzo. Facevo Yattekuru. Era Tekkaman, per caso. No. Senti, lo dice adesso. Astro Ganga. No, ma io Mastro Ganga non lo vedevo proprio, non me la ricordo proprio la sigla originale. No. Aspetta, Attenzione. Aspetta. Aspetta. Ce l'ho. Takeru Tekkaman. Questo era Takeru. Sai che da ragazzino io gli facevo la bocca a ste. Facevo. Questa comunque io non la conosco. Vediamo un po'. Porca miseria che hai tirato fuori, oh. Che cazzo hai tirato fuori, oh. Mica... Mi ricordo le esatto. Mani. Vediamo se Jason la conosce. No, non credo. Beh, mandela. È basso un po'. Sì. Ho provato di meglio. Adesso dovresti forse intuirlo. Questo proprio anni 70. Mazza degli anni 70. Non ce l'ho. Questa è proprio... è ricercatissima, eh? Però io me la vedevo. Anch'io, diventavo matto per queste. Io c'avevo pure una navicella di questi. Era troppo figo il samurai, mi piaceva troppo il samurai. Questo. Quello qua... questa c'avevo di navicella, quella piatta. Era Guerra fra Galassie, Guerre fra Galassie, ragazzi. Sentite un po' qua, attenzione, eh? No, poi questo vuoto totale su quella che ti manca, Jason. Sì. Vediamo se qui è una serie che scimmiottava ok, ma è una serie un'anima, cioè no, proprio sì, però era per ragazzi, però...
cos'è questo? Vabbè, io sono più vecchio di te. Ma anch'io vuoto su questa. Cos'è? Questa è la prima sigla di Ultraman. L'Ultraman è quello con... io c'avevo il pupazzetto che c'aveva, invece di averci il casco completamente... ah, ma quella proprio originale, sì, originalissima, sì, sì, giapponese. Sì, sì. Poi c'è sta un'altra che sicuramente qualcuno si ricorda. Vediamo, bravo. Ma quanto era malato questo? Bender, no? Quanto era malato questo cartone animato? Troppo. Sì. Tu. Bravo. E questo è Nico Fidenco, questo sì. Film? Sì. Sempre nero, piomba il figlio del mistero, più veloce del pensiero. Arriva ben, nemico del mar, che in bocca tien, mille pugnali. Solo tre no. Dita, due occhi di ghiaccio, 60 vipere sopra ogni braccio. L'assassino, lui fa un macello, lo pesta sangue con un randello. Pesta sangue con un randello. Questa sangue con un randello proprio, esattamente. Notte bianca di spavento, notte nera di terrore, acqua, pioggia, neve, vento. Lampi tuoni di furore. A me non mi fa contare, raga. Sono rimasto fuori. Come? Di martello scende a terra l'impiccato. E punta da su altro M. No, su di voi proprio non riesco proprio nemmeno a capire. No. Beh, su hai sei passato M1. Però M o M. Io però M3. O M3, sì. Io provo su M1 e poi vedo se si sblocca. Adesso si è sbloccato, vedo Jason. Eccolo. Vabbè, 99 km di domo fa piedi, insomma. Sì, adesso erano 200 prima, quando sì. Siamo partiti. Oh madonna, quanti brutti ricordi. Era bello, l'ultimo era veramente un capolavoro. E sentirai una scimmietta con due palle. Così. Così. Questo è molto buoni, eh.
l'ha copiata, questa qui dice dentro, c'era cioè la fossa. Ne hanno intanto se ne discute. Questa, sia questa che Anna da capelli rossi, lui li ha proprio copiata, splagiata. Perché sento che Chang Han ha agganciato come se ci avessero sparato un missile? No. Beh. Ma qualcuno si sta facendo Wesley? Sì, sì. Sì. Ok. È andato. Sì. Non ancora. È in soft death. Lo finiamo adesso. Se vuoi che lo finiamo. Finiamolo. È andato. Adesso è andato. Mi piace così che sei andato così. C'è qualcun altro? Eh sì, è in soft, no, è in soft death l'altra Cutlass. Ah, sì? Non sparare che ci sono dentro. Appunto, infatti. Sì, sì, sta prendendo la chiave. Ma tutto a fuoco qua dentro. Non ti bruciare. Però no, come no, cazzo... no, esci e la distruggiamo e rimane la chiave. Sì, anche perché... Aspetta, fai vedere. Sa allora, che non è raggiungibile. Ok, fai vedere. Esci. Sei? Aspetta. Ti vedo a un metro. No, aspetta, dove è caso? Mi sono perso. Zagatlas, mi sono perso il Zagatlas. Se può sentire, è il panico quello. Quello è il panico. Sì, è che c'è un po' di fumo, un po' di fuoco. E l'EVA non è proprio semplicissimo. Ti vedo infatti ciurlare un po' nel manico. Ok, sono uscito. Aspetta, lontana. Sì, lontana. Vai.
Ok, adesso dovresti poterle già raggiungere. E dovrebbe essere fuori. Oh, oh, oh. Sì, va, va. Bellissima questa. Come mezzo ragazzo laggiù. Grande Hiroshi Shiba. Io era Miva e Goldrake. Il padre Goldrake avrà su Forobo, quindi Jigrobo e Gundam, poi tutto il resto, ma loro tre pezzo de cuore. Anche Mazinga non... Mazinga no, il grande Mazinga. E Mazinga in Italia sono arrivati alcuni anni dopo di Goldrake, quindi al contrario. L'effetto wow l'ha fatto Goldrake, ovviamente. Allora ragazzi, non la vedo, però aspetta. In mezzo alle fiamme. Fa una cosa, vai col tractor. Il tuo domani sarà. Tu salvi il futuro. No, aspetta, provo a dargli una spinterella alla nave. E che in teoria dovresti poterla spostare col tractor? La nave? Sì. No, mi dà volume e capita. Ma la chiave sta in Eva, eh? Sta dentro la nave. Sì, la vedo, sta qua. Io la vedo fuori ma non la vedo, cioè vedo il mapper, sì, ma non la chiave. Fai così, premi F quando stai di nuovo dietro. No. Fate spingere via la nave. Sì, spostati però da lì, spostati. No, spostati che sto spingendo la nave. Il problema è che non sta ferma. Sembra che si muova un po'. Proviamo a fare. Mamo, proviamo a sparargli ancora. Vediamo se si frammenta ulteriormente. Aspetta, sto spostando. Diventerai un bimbo come noi. Andiamo lì, scansa fatica, dove vai? Sono un burattino e non mi fermo mai. Boom, boom. Con le mie scarpe. No, è rimasto lì fuoco. Bagnato, carta colorato. Farò a provare con il tractor, Sliver. Sarà cattivo e sarò buono. Jason, prende un cazzo. Faccio festa. Provate voi se mi ero disincanto per voi. Sto prendendo io, non riesco a prenderlo. Natale, Pasqua, Befane, Ferragosto, sempre domenica è per me. E se domenica non è, è festa uguale, lo so. Cioè, ma adesso non c'è fuoco. Vai adesso che non c'è fuoco. Pinocchio, ma dove vai? Pinocchio, che cosa fai? Pinocchio. No, ma non è originale questo. No, abbastanza, si è fatta unplugged. Da riesci a prenderla. No. Che palle. Aspetta, sta a un metro. No, c'è il fuoco che rompe un po' le palle. No, non riesco. Proviamo a fare come dice Nico. Che dice Nico? Di spostarci, cioè di allontanarci e poi ritornare. Ah, spostarci proprio. E si allontanarci proprio di un po'. Di qualche chilometro anche. Ma volete che provo io? Fermi, Buck Rogers. Buck Rogers. Bravo. Bella anche come serie questa. Molto, molto bella. Molto bella. Inventata nel 1987, fino al 1999, come se nel 99 fosse ci sarebbe diventato quello che facevano vedere. Pa 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 p
Eh sì. Io vengo dietro a te. Io vado, ecco qua che ci sono asteroidi. Provate a fare un track and track. Che ballacchio. Che ballacchio, sì. Che è ballacche. Un track e track. Proviamo a ritornarci. Un po' degli anni 70 era un po'. Vabbè, ci avevo pensato prima, la volevo mettere alla fine. Vediamo se riconoscono questa. Prima di quella. Jason, sì, Jason, questa la riconosci. Aspetta, no, no, dopo di questa, dopo, prima metto un'altra. Non potete non conoscerla, raga, questa. Marker, ma non c'è la carta. We have the capability to make the world's first bionic man. Steve Austin. Vogliamo saltare e ritornare? Better than he was before. Better. Stronger. Saltiamo su Selin e torniamo. Faster. Era bello anche lo spin-off con la donna. La donna, e poi ha fatto anche il cane. Lindsay Wagner, che era, giusto? Sì, sì. Tennista, lei era tennista, però. Poi c'è avuto una liaison con lui. Non mi ricordo come andò a finire, poi, sai. Ma erano assieme. Lui era l'astronauta che era precipitato. Lei era. Fa un'anima del botto. Sì, no, col paracadute. Lei era una tennista. Era una tennista, sì, che però ha detto, professionista, però ha detto non gioco perché se lo ammazzo. Dimmi. Si è fatto vedere che Butto tirava un servizio e spaccava la pallina contro la rete. Ma voi siete rimasti lì? No, io mo sto provando a risaltare su M3. Uscite da là. Ma tu sei con Sliver, giusto? Sì, sono dentro. Levati, io così ritorno là. Non smamo, dico. Ma dicevano che volevano fare un remake di sta serie, però non so che fine ha fatto. Non parliamo del remake di sta serie, perché dopo aver visto il remake di Magnum P.I., il remake di...
Supercar. Il remake di Supercar. Raga, questa qui è forte, eh? Questa è forte. Se Jason la conosce. Aspetta, mi dice qualcosa. Però non è un cartone giapponese questo, no, è americano. No. Non è neanche americano, vedi? No, non è neanche un cartone. No. Aspetta, aspetta, mi dice qualcosa. Sai che io c'avevo un modellino anche di questo? Verde metallizzato? Di ferro poi. Me lo regalarono. No, cioè mi dice qualcosa, ma non credo che sia qualcosa che ho visto in quegli anni. Diciamo che c'era anche una base sulla Luna. Con i capelli a caschetto viola. Come si chiama? Aspetta, era UFO? Esatto, era, sì. UFO era? Sì, sì. Eh sì. Non l'ho visto allora, non l'ho visto. Ti sei perso tanto, perché è veramente bello. Era il, c'era il comandante Stryker, giusto? Esatto, sì. Mi ricordo qualcosa. È una serie inglese comunque. Coniugi di Anderson, qualcosa del genere. Raga, comunque, senza spoiler, guardatevi assolutamente. Ah, voi, questa qui non so se ve la ricordate voi. Io non so se vi ricordate. Questa non è un cartone, non è un qualcosa di fantascientifico, ma non so se ve la ricordate. Voglio dire, se non l'avete visto, sbrigatevi a guardare Il segreto dei tre corpi. Ho visto la prima stasera. Mamma mia, raga. E niente la prima. Sentite questa, vediamo se la conoscete. Beh. Perché mi schippa? Beh. Che troia. Io adoravo sta serie, la adoravo proprio. Anch'io. Senti, in italiano era? Sì, quello non la dico. Attenti a quei due, sì. Però era The Persuaders. Sì. Senti che sigla. Ma tu lo sai che l'ultima volta che sono andato a Londra mi è capitato di sentirla dentro un bar a Baker Street? Sta canzone. Sono girato come per dire, ma che cazzo? Che non c'entra niente con Sherlock Holmes, però i richiami a quel tipo di colonna sonora me lo facevano ricordare. Sembra. Mazza, quanto erano forti tutte e due. Roger Moore e Tony Curtis. Bravissimo. Tony Curtis. Papà di una gran penso all'epoca. Ho detto? Niente. Ma se ne andati. Lui è più famoso di lei in teoria. Eh sì. Prova a ritornare? Siamo arrivati io Sliver. E? Vediamo, se no l'abbandoniamo e facciamo un altro perché è inutile. Stryker, raga, comandante Stryker. Io calcola, so se avete fatto caso, io ho fatto sempre il personaggio di Star Citizen basandomi su di lui fino a un po' di tempo fa. Se vi ricordate, io facevo il biondo di colore con gli occhi verdi. Era un tributo a Stryker che non era di colore, ma la capigliatura, gli occhi erano i suoi. Ergo? Vediamo, appena si avvicina, vediamo. Ancora un pochino, mamma. Vai. Andiamo. E poi te ne passo una stupenda, aspetta. Altra chicca, zio. Come l'impressione che ci sia il marker ma non la chiave. No, è un problema questo. Aspetta, proviamo un po' a uscire dal gruppo, vedi se la vedi tu, che tu sei il depositario. No, secondo me facciamo prima a rifarne un'altra, zio, cioè. Ce n'è ancora? C'è il marker ma non c'è niente. Ma che cazzo di sfiga, questa non mi era ancora capitata. Forse sarebbe bene uscire dal server, te lo sai?
No, secondo me questa è esplosa male la, la nave. Sì. Piglia la liscerla. Io vado un attimo a Serafim a rifornire. No, aspetta, dov'è che sei? Mamo. Ah, ci conviene buttare via sta missione e rifarla. Sì. Assassino. No, li stavo facendo vedere dov'ero. Sparandomi. Lega a te. Nel vuoto. Aia. E vado a ricaricare, anzi vado a togliere le torrette balistiche sopra, che troppo poche capacitors. I caricatori di queste balistiche sono proprio poche. C'ho l'Omni Skyrim che ho messo, tu lo dica a fare. Omni Skyrim, per carità, Omni Skyrim. Ci sei? Sì? Vai, ci sono. Allora, abbandono. Libero le mani. Io non posso stare fermo, meglio di così. Ok, abbandonate anche voi, se no non la posso avvicinare. Aspetta. Ti abbandoni, liberi le mani. Abbandono. Ok. Ah, aspetta che intanto mi faccio una cultura, perché non, fino a mo' non l'ho fatta, sono proprio un cretino. Abbandonato, Shero? Sì. Voilà. È arrivata? Telchi? Sì. Dov'è? Aspetta che devo entrare intanto un attimo. Ecco, 300, vicino. Ecco vicino. 322 km. È lì vicino dove siete voi. Io devo andare sì, a cambiare 322. Armi. Date voi, tanto siete in due. Morivo, cambio le armi. No, sto, no, aspetta che sto anch'io a Serafin. Ah, ok. A sì, vedo. E beccati no, questa, zio. Che non devo riparare, che devo... Che cazzo? Vabbè, conosco questa, è molto molto bene. Aspetta che ho il volume della live da zero, sennò. E come no? E come no? Dopo Olly e Benji. C'erano questi. Ma forse dopo, prima. Forse prima era pure no, meglio. Prima. Senza perché forse. Perché quasi menavano, quasi menavano. Cinqueta mai. Un'altra cosa questa. Diciamo che Olly e Benji era per i ragazzini e questa era per quelli un po' più grandini. Questi chi erano che la cantavano? Non avevo idea. Sembra quello che canta la canzoncina di Adam Candor prima. Di Adam Cadmon, è Adam Cadmon che canta quella canzoncina. E allora lui. È la tristezza. Sì. Sembra più una canzone di Bud Spencer. Esatto. È vero. E che potrebbero essere allora era una sigla italiana questa? No, perché il cartone non l'ho mai visto. Si chiama Goal, la canzone è Goal. Cosa erano i Super Boys? Sì. Yes. Quindi non era la sigla italiana, era quella importata questa. Ma non lo so, sai. È sempre stata questa, mi sa, la sigla, Perché in Giappone non mi ce li vedo con questa sigla in Giappone. Questa è la sigla che l'unica sigla che mi ricordo io. Quello sto stile qua, la vocalità mi farebbe venire in mente i fratelli La Bionda. Esatto, anche a me.
Poi ti assomiglia fatto, a Nico, Love. Fatto, gli illuminati appena abbiamo fatto integrale, poi capito? The Ace of Baker Retrieval System. Basta, c'è in giro altro, no. Sì. A Gladius. No, dov'è? No, sono finite. Ok, allora dai, proviamo. A proposito degli Oliver Onions. Allora, adesso è fuori la chiave stavolta. Allora, questa qui, Fantasy, in realtà non è, era sì, è una canzone del film Bomber. Bravo, bravo, cazzo. E poi hanno, l'hanno riadattata e hanno Galaxy. Fatto la Galaxy Express 999. La musica è la stessa, il testo è in inglese qui su Bomber e in italiano su Galaxy Express. Sì, è stata un po' una porcata. Sempre Galaxy. Ma c'era una cosa sempre simile su un film de Verdone. C'è ok, una sigla, stavolta la vedo. C'è una sigla che poi è diventata la sigla di un'altra cosa, ma non mi ricordo. Quando mi ricapiterà di vedere quel film de Verdone ve lo dico. No, fermo, no, dov'è? Può darsi anche che sia una cosa così che hanno fatto comunque i De Angelis, così come, cioè, come vendevano cameo, doppio, capito? Oppure vendevano doppio. Sì, no, comunque allora, cioè, allora Guido De Angelis è sempre stato nel campo della TV, della cinematografia, cioè anche fuori dall'ambiente musicale, quindi. E i romani sono loro, quindi è facile che. Apposta. Rientro con la chiavetta. Dai, 70 milioni di chilometri. Appena. Beh, ad Arcolp. Ho microtech. Devo fermarmi a fare. Per benzina. Minchia, alla cosa dobbiamo portarla? Al Terra Jump Point. Ce l'hai un decada per far benzina? Sì, ce l'ho. Dimmi quando ci sei. Sono dentro. Aspetta che io devo bere un attimo. Un'altra. Questa è anche se la ricorda. È una roba molto particolare. Sta a fare cose strane sto server, raga. A proposito di autori famosi, un'altra cosa particolare. Mamma mia che hai tirato fuori. Io. Ah. Ma Mamo, tu sei in volo adesso, giusto? Sei in Quantum? Sono sì, in Quantum. Hai Jason. Non era un cartone questo? No. Io non posso bere, ragazzi, devo andare al medico. Ecco, arriva nel deserto del brigante. C'è qualcosa che non va nel server, lo dico. Ma questo è coso, è Gino. No, non Gino. Guardi. No, lì è Lino, aspetta, Lino, esatto. Come si chiama? Il comico veneziano. Parente, Lino Toffolo. Sì. Lino Toffolo. Senti, mi sa che
Comunque sì, vedi, Mamo, vedi che adesso che non siamo in Quantum Link, io vedi, sto già a metà strada. Ah, ok. Quindi rallenti. Eh sì, ma di brutto anche. Perché qui io c'ho il no, lo Jaeger c'ho qua, quindi è il motore molto veloce. Dicevo, Sliver, casomai vai con lo zio, che io mi sarei... Sì, no, io so... Ah, dici con Dunavi? Vabbè, sì, la no, consegno, poi basta, dai. Super classifica show. Oh, ma vado anche da solo. Perché... Matteo di... Sono in questa è un'altra bella che... Wow. Io per Pippo Mike Corrado sono meglio di un corredo. No, comunque cercate gli amici di Roland, perché tutte queste le hanno rifatte. Inebriante. Ma... Io me la ricordo, Maurizio Semante era simpatico come un calcio nelle valle. Sì, non faceva ridere, però qualche volta quando non voleva far ridere faceva ridere. C'aveva il si chiama, parrucchino. Sì. Come tutti i gatti vivo sopra i tetti, appoggiato all'antenna centrale. Io controllo la metro locale. Sono il gatto sul tetto che ascolta tutto come fosse la prima volta, con la faccia a TV. Questi baffi all'insù, gli occhi più blu 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 di Paul Newman. Se vi piace chiamatemi Oscar. Sono il telecattone, ma... Basta. Abbiamo rincoglionito la chat più e più volte, vero? C'è stato un abbandono, c'è stato un abbandono generale. Ah, io prendo sto senza casco. Vabbè, non posso uscire in neve nel caso, quindi è meglio che io riesca. Sei già partito, Gè? Mica sì, ci sta arrivato. Sì. Grazie, mamma, sono uscito, Ok. Gli occhi più blu. Ma che fai? Prendi una tua? Per una mia consegno e poi si staccherei anch'io. Sono il gatto. Terza la faccio un'altra sera. Terza con l'Hammered. Dobbiamo andarci con l'inferno o ci andiamo insieme di nuovo? Ci organizziamo, dai. Sì, sì. Ok, ce l'ho questa. Non mi fa prendere roba dal... Vabbè. Ma se la stacca tutti, raga? No. No, no, io sto consegno, però... Cioè, fare l'altra, magari la facciamo un'altra sera, zio. Sì. A parte mezzanotte e mezza, quindi... Beh, allora io manco parto, raga. Se la consegna... se state consegnando io... Consegno e basta, dai, zio. Per chi? Vabbè, ragazzuoli, ci vediamo... giovedì. Facciamo giovedì. Sì, facciamo giovedì. La facciamo giovedì questa. Va bene. Ok? Ciao, ragazzi della chat. Ciao, Geudi. Ciao, Nico. Ciao, chi è rimasto. Gail è già andata. Buonanotte a tutti. Alla prossima.